Una partita bellissima, intensa, vincente. Il Campobasso gioca un ottimo calcio, ma le occasioni migliori sono del Pineto, che nel primo tempo sull'1-1 fallisce un calcio di rigore. Rivedibile l'esecuzione di Tomassini, autore però in precedenza di un gran gol. E che dire della prodezza di Marianeschi, piazzato di raro pregio. Un gol da Cineteca, quello del 2-2, a conti fatti giusto. I due tecnici, Amaulo e Bagatti. Un buon Pineto, devo dire, no? Contro un avversario che gioca a calcio. Sì, secondo me è un ottimo Pineto, perché contro una squadra che nelle ultime 15 gare ha perso soltanto domenica scorsa a Savignano, una squadra che ha un potenziale... Sbagliato l'aggettivo, volevo dire questo. Un potenziale importante, noi abbiamo giocato la partita a viso aperto, quindi loro volevano vincere, noi anche. Molto bene, certo. Il Campobasso, almeno nel primo tempo, secondo me dal 2-2 in poi forse meglio il Pineto, meno il Campobasso. Sì, no, dal 2-2 in poi c'è stato proprio, quando si gioca, ripeto, non più sul fraseggio, ma sulla... diciamo sull'attacco diretto sulle punte c'erano quei 100 kg di differenza, ecco. E quindi noi facciamo fatica, noi non abbiamo una squadra strutturata per giocare una palla avanti e andiamo a fare la guerra, perché così siamo morti. Il Pineta è una squadra strutturata per giocare una palla avanti. Sono e fare due la stili guerra. Diversi, diciamo. Esatto, così. Bravo. Il rientro di Remo Amadio Trepali, 4-2-3-1, Esposito in posizione più avanzata, Massa e Fratangelo a supporto di Tomassini. Per contro 4-3-3 davanti Giacobbe, riferimento centrale, esterni Alessandro e Cogliati, classe 92, ex Monza, cresciuto nel Milan, giocatore di altra categoria. Il Campobasso parte forte subito, intraprendente con Giacobbe che al 12° colpisce male, Pomante svuota l'area e poi impegna Amadio con questo fendente. Al primo fondo però il Pineto sblocca il punteggio. Pressato, Pomante rilancia nello spazio sul filo del fuorigioco, scatto di Tomassini e gran diagonale che incenerisce Sposito. Prodezza dell'attaccante di Spello, quota 11 nella classifica marcatori. Gli ospiti reagiscono, minuto 34, Giacobbe per Cogliati che sfonda centralmente e conclude, Amadio fa quel che può, tutto solo, Alessandro non può sbagliare, 1-1. Passano appena due minuti. Nel breve spunto di Fratangelo, contratto così da Lobello. Nessun dubbio per Tartarone di Frosinone. Sul punto di battuta Tomassini che calcia al lato. Finale di tempo, Campobasso di nuovo pericoloso. Sul corner da destra, giocata aerea di Salvatori e gran colpo di Reni, di Amadio, che salva così. Porta e risultato. Ripresa, altro momento chiave. In evidenza Fratangelo, ricamo per Massa che di testa spreca clamorosamente. Trascorrono pochi secondi, versante opposto, cross di Salvatori, Cogliati prolunga per Di Lauri che precede della quercia e gira il volo alle spalle di Amadio. Rossoblu in vantaggio subito dopo, Magri svetta indisturbato ma spedisce al lato. Dopo il rigore fallito, la ghiotta chance non concretizzata da Massa, tutto questo può rappresentare un duro colpo, ma il Pineto reagisce con testa e orgoglio. Triplice sostituzione, fuori Massa, Camplone e Mazzei, dentro Marini, Antonicelli al debutto e cross. Pomante da centravanti navigato, in un amen, controllo e destro alto di un soffio. Quindi su invito di Tomassini, Fratangelo buca, di fatto un rigore in movimento. L'ex Teramo si infortuna, entra Pietrantonio, Amaulo passa al 4-4-2, Tomassini e cross di punta, effetti positivi più che tangibili. Al 24° il pareggio, ovvero un autentico gioiello. In calce la firma di Marianeschi, un gol fantastico, 2-2, zero rischi, anzi bravissimo il portiere ospite Esposito al minuto 37 in anticipo su cross e Tomassini. Dopo l'intelligente sponda di Pomante. In sintesi, una gran partita. Complimenti sia al Pineto che al Campobasso. Bella, un plauso a tutte e due le squadre, al Campobasso in modo particolare, perché hanno avuto il coraggio di rinnovare tutto e quindi nettamente più forte rispetto alla squadra che incontrammo quando giocavamo a Campobasso. Quanto ha pesato, se ha pesato il rigore fallito da Tomassini nel primo tempo? Pesa non solo per il risultato ma anche a livello psicologico, perché sai, una squadra che passa in vantaggio poi per gli avversari è sempre un po' difficile recuperare. Noi non avremmo recuperato se Marianeschi non avesse inventato un gol alla del Piero, non so chi è che ha fatto
un gol fantastico. E quando giocava facevate... Io non sbagliavo i rigori. Questo è poco ma sicuro. A mio avviso col 4-4-2 meglio il Pineto. Sì, meglio, eh? Meglio, meglio. Vero? Sì, il mister ha fatto dei cambi abbastanza positivi e quindi poi il risultato è stato portato bene in porto, anche se un pari. Quindi si potrebbe fare, insomma, le prossime partite? Sì, sicuramente, sicuramente. Si convertirà Daniele Amauro? Sì, eh? Sì, sì. Penso di sì.